inverter ibridi, tutti in parallelo. Collegandoli in parallelo, loro comunicheranno tra di loro e si giostreranno in maniera automatica le frequenze, le tensioni, i carichi in uscita. Mettendoli in parallelo puoi farlo sia per quanto riguarda la ricarica, cioè tutti su un pacco batterie enorme e tutti sull'uscita 220 dell'appartamento, ok? Proprio in parallelo. Per fare la connessione parallela utilizziamo questi cavi. Sono dei cavi fatti apposta, sono un po' più grandetti del normale cavo modem. Ecco, qui riporta CAT 5E, UTP 24 AVC. Ok, come si collegano gli inverter ibridi di questo modello? Ti lascio sempre sotto in descrizione il link diretto allo sponsor. Hanno due connettori femmina, 1 2 1 2 1 2 1 2. Per andare a fare la connessione parallela bisogna cablare questo, ok, con questo, e poi idem un altro, questo con questo. Okay. E un altro questo con questo. Così facendo, ragazzi, abbiamo creato un impianto con più inverter. Ok, l'ultimo, ragazzi, è quello che chiude la connessione degli inverter, la vera e propria, ecco, comunicazione, e andrà connesso qui fino a questo qui. Ti lascio comunque qui in sovraimpressione e lo schemino che ti farà capire. Questa connessione di inverter in parallelo può essere fatta, se non sbaglio, fino a 9 dispositivi su un unico impianto. Le potenze ovviamente si moltiplicano. Per esempio, in questo momento, se funzionassero tutti alla massima potenza, quanto avremmo? Avremmo 5,5 moltiplicato per 4. Perciò 5,5 per 2 quanto fa? 10 più 5, 11, e 11, 22.000 watt, 22 kilowatt di inverter, ragazzi, tanta roba. E poi tramite la connessione smart, perciò prendiamo questo, che è il nostro cavo, o meglio, è l'antenna wifi. Eccola qui, ti lascio sempre sotto tutto in descrizione, col QR code, ok? Basta una sola antenna per impianto, perciò anche se io avessi 4 inverter connessi tutti così, comunicanti, una sola antenna su uno dei 4 mi permetterà di avere sulla mia applicazione Android o sul computer tutti i dati in tempo reale di tutti e 4 inverter. Se per esempio invece, come nel mio caso, devono essere 2 gli impianti separati, un'antenna qui e un'antenna qui, perciò questi 2 mi danno informazioni su una, su la mia app numero 1, e gli altri 2 sull'altra mia app. Perfetto, no, perché se non sparare tutta la vite e poi vi resta tutto bloccato. Ok, e qui abbiamo la parte di connessione. Qui abbiamo i borsettoni, per esempio questa è la messa a terra, questo è il neutro fase e questo è il neutro, e qui abbiamo fase neutro di uscita. Qui abbiamo invece fotovoltaico